Aurelia paralizzata dai lavori, traffico in tilt sulla statale fra Lido di Camaiore e Pietrasanta per l'inizio dei lavori di asfaltatura in zona ospedale, ma i disagi andranno avanti per almeno un mese e mezzo, previsti 7 km di nuovo manto fino a Querceta. Vaccini ai bambini, gli esperti rassicurano, parla a TG Noi Sauro Lucchi, primario di malattie infettive del San Luca, necessaria la dose ai più piccoli per combattere il Covid, in ospedale la situazione resta sotto controllo. Un Luna Park inclusivo, nel giorno di San Martino i Geostrai di Pietrasanta aprono le attrazioni agli utenti disabili in una giornata a loro dedicata, l'iniziativa insieme al comune e alla consulta del volontariato. Calcio, il Seravezza espugna Progresso, i versiliesi la spuntano 1-0 sul campo degli Emiliani, il Real Forte Querceta pareggia in casa con il Carpi, in eccellenza il Camaiore strapazza la Pontremolese. Il CGC va in KO, hockey pista 2 a Castiglione, i bianconeri perdono di misura 6-5 e cade in casa la Rotellistica Camaiore con il Sarzana 4-3. Bene, ritrovati con la nostra informazione, dunque si parte, avete visto dalla copertina, dai disagi della giornata di oggi, lungo la statale Aurelia, un traffico in tilt per il primo giorno di lunghi lavori di asfaltatura della statale che hanno evidentemente preso di sorpresa quasi tutti gli automobilisti, ma ce ne sarà ancora per molte settimane. Il servizio di Luigi Casentini. Traffico in tilt, come era nelle previsioni, per il primo giorno di lavori di riasfaltatura dell'Aurelia, nel tratto compreso dall'ingresso dell'ospedale Versilia fino a Focette. Il primo giorno di cantiere ha interessato il territorio comunale di Camaiore, ma i lavori proseguiranno lungo tutto il tratto dell'arteria nel comune di Pietrasanta, da Focette fino a Ponte Rosso, per concludersi, secondo cronoprogramma, il 20 dicembre. Un intervento impossibile da programmare nel periodo estivo, ma che anche in assenza del traffico congestionato dai vacanzieri ha causato e causerà notevoli disagi ai pendolari che quotidianamente percorrono una delle arterie principali del litorale. In prossimità del cantiere era presente la cartellonistica che indicava il lungomare come percorso alternativo. Ma questo primo giorno di lavori, forse per l'abitudine, ha visto la stragrande maggioranza degli automobilisti percorrere ugualmente l'Aurelia, forse inconsapevoli dei tempi di attesa per poter permettere il senso unico alternato proprio in corrispondenza dell'ingresso dell'ospedale, il cui accesso è stato comunque in qualche modo agevolato dagli addetti alla viabilità, formando lunghe code in entrambe le direzioni. In difficoltà anche le ambulanze, che in diverse occasioni sono state costrette a passare sopra gli sparti traffico in corrispondenza delle rotonde per poter procedere verso il Versilia. Nei giorni scorsi la decisione di iniziare i lavori proprio in questo periodo con il cantiere che proseguirà anche a ridosso delle festività natalizie era stata fortemente criticata dall'opposizione in Consiglio Comunale a Pietrasanta, ma l'amministrazione l'aveva indicata come prioritaria all'interno del piano di sicurezza delle strade comunali. Veniamo adesso alla situazione sanitaria, invece partendo dai numeri della pandemia, quelli di oggi nel bollettino del lunedì della Regione Toscana che mostra i numeri assoluti, un calo, 263 nuovi contagiati, 110 in meno, ma come ogni lunedì si rialza il tasso di positività in rapporto a un numero minore di tamponi eseguiti, in tutto nella giornata di domenica sono stati circa 12.700, dunque sale al 2% oggi il tasso di positività. Sui ricoveri c'è un lieve rialzo, ma è un po' un'altalena, quella degli ultimissimi giorni, intorno alla cifra di 300 ricoveri, siamo esattamente a 305, 28 le terapie intensive, i decessi attribuiti al Covid sono 3 in Toscana, uno di questi è in provincia di Lucca. Quanti a contagi invece sono 37 sul territorio provinciale, sono 16 sulla Piana, in Valle del Serchio 12 e 9 in Versilia. E avete visto il dato appunto sui ricoveri, la situazione all'ospedale San Luca di Lucca che resta al momento riferimento anche per la Versilia, per i casi più gravi di Covid, situazione sotto controllo ampiamente, lo ha detto il primario Sauro Lucchi ai nostri microfoni che poi è intervenuto sul tema delle vaccinazioni ai bambini sotto i 12 anni. Sentiamo il servizio di Silvia Toniolo. Vaccinare i bambini contro il Covid non deve fare paura. È vero che i più piccoli si ammalano meno, ma qualche conseguenza alla malattia potrebbe lasciarla anche a loro. Oltretutto non possiamo permetterci sacche di popolazione in cui il virus continui a circolare.
Lo sostiene il direttore di malattie infettive ed epatologia dell'ospedale San Luca, Sauro Lucchi, nel fare il quadro della situazione attuale. Con le varianti, l'effetto del virus sui bambini è cambiato negli ultimi mesi e adesso, secondo Lucchi, è necessario prendere in considerazione anche per loro la vaccinazione. Diciamo che quello che fino a poco tempo fa vedevamo nei bambini era la presenza di forme quasi, direi, completamente asintomatiche. In realtà ora ci sono anche nei bambini delle forme sintomatiche. Alcuni bambini sono stati anche ricoverati, altri bambini hanno avuto forme anche gravi. Quindi forse questo aspetto merita davvero una riflessione, un approfondimento, perché potrebbe valer la pena anche vaccinare i bambini, sì. All'ospedale San Luca ci sono attualmente 20 pazienti ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva, su un totale di 28 in tutta la regione. Si tratta soprattutto di persone di un'età abbastanza avanzata, quindi soggetti che hanno anche un deficit del sistema immunitario. Con l'abbassarsi della temperatura c'è una recrudescenza? Ma più che del virus ci sono un aumento delle condizioni che possono trasmettere, quindi si vive più al chiuso, si vive meno all'aperto e si vive più quindi in ambienti affollati, e poi diciamo che un pochino tutte le patologie dell'apparato respiratorio nel periodo invernale sono facilitate. Diciamo, è una situazione che, se rimane di questa entità fino alla primavera, io credo che non dovrebbe impattare su quella che è l'attività normale del nostro ospedale. Una situazione che è sotto controllo, secondo Lucchi, che rassicura sull'aumento progressivo dei contagi registrato negli ultimi giorni. Nello stesso tempo, il primario mette in guardia: per raggiungere una situazione di sostanziale tranquillità bisogna arrivare al 90% di popolazione vaccinata. Cercare di arrivare a quelli indecisi che sono un po' titubanti nel vaccinarsi, perché se riusciamo a portarci ancora un pochino più avanti con la vaccinazione e quindi, come dire, arriviamo a vaccinare il 90% dei vaccinabili, io credo che avremo un bello scudo protettivo. Allerta meteo per vento, lo vediamo anche su NoiTV.it per il periodo che va dalla mezzanotte, dalle 21 di lunedì 8 novembre fino alla mezzanotte di martedì 9 novembre. Ecco, vedete anche la notizia pubblicata sul nostro sito web. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso il bollettino, il codice giallo, allerta meteo che riguarda anche la provincia di Lucca, oltre a quelle di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia. Si prevedono venti sostenuti in arrivo dal nord-est con forti raffiche su le pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche. Questo è il quadro meteorologico. A Viareggio torniamo sul futuro del piazzone, del mercato di Piazza Cavour e soprattutto dei commercianti attuali che vedranno rivoluzionare anche il loro stesso destino. E c'è anche il tema politico con articolo 1 che va a strigliare il Partito Democratico. Sentiamo. Serviranno pochi mesi per vedere partire finalmente il lavoro in Piazza Cavour, dove sorgerà il nuovo mercato, realizzato in project financing da una società del gruppo Ipersop. Ma il futuro dei circa 40 esercenti attuali, fra chioschi e negozi, è ancora incerto, o meglio, è tracciato dall'accordo fra Comune di Viareggio e privato, ma a condizioni ritenute difficili, se non insostenibili, da parte di molti commercianti, che dovranno farsi carico dei costi di trasferimento e di riallestimento delle attività, passando da essere concessionari del Comune ad affittuari del privato, senza che siano previsti, al momento, indennizzi o sostegni. A schierarsi dalla parte dei commercianti, che hanno tuttora un contenzioso aperto col Comune, è articolo 1 che attacca il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Il problema che si crea per i commercianti del piazzone, che ci tengo a precisarlo, mai stati coinvolti rispetto a questa operazione, è il fatto che risulterà con l'aumento degli affitti, con tutta una serie di problematiche legate agli spazi, che non si riuscirà a trovare una soluzione. Tuttora questa questione è rimasta totalmente irrisolta e il sindaco continua
a esultare su questa operazione senza che effettivamente tutta una serie di passaggi siano stati ancora fatti. Articolo 1 chiama in causa il Partito Democratico della Versilia, con il quale è alleato in altri comuni, ma non a Viareggio, dove il PD amministra con Del Ghingaro, e chiede un incontro sul tema con i segretari democratici. Il Partito Democratico deve sciogliere tutta una serie di equivoci. È una situazione in cui il sindaco continua a lavorare su delle politiche che sono tutto meno che progressiste. Quindi riteniamo che su questa faccenda del mercato, che è cruciale per il futuro della nostra città, ci debba essere un confronto serio per cercare di capire quali soluzioni si può trovare a tutte ancora le questioni rimaste irrisolte per quanto riguarda il mercato di Piazza Cavour. 8 novembre, San Martino, patrono di Pietrasanta, le celebrazioni, gli eventi, la fiera, sarà tutto concentrato in sostanza nel weekend, ma in questa giornata un momento speciale dedicato ai meno fortunati. Vediamo. Una giornata dedicata ai meno fortunati, quella che, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, della consulta sul volontariato e dei giostrai, si è ripetuta come ogni anno presso il Luna Park di Pietrasanta. I titolari delle attrazioni hanno messo a disposizione dei ragazzi diversamente abili alcune giostre, approfittando anche della giornata di chiusura che ha consentito di dedicare interamente a loro l'intero Luna Park. Una tradizione ormai che si ripete ogni anno in occasione delle due edizioni della fiera, quella di San Martino e quella di San Biagio. Una giornata bellissima che vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale e i giostrai che tutti gli anni ci danno questa possibilità. Come vedete i ragazzi sono entusiasti, aspettano questo giorno e che si ripeterà negli anni, perché i giostrai ci hanno garantito che addirittura per San Biagio rifaremo un'altra giornata. Oh, ci fa piacere vedere questi ragazzi qua che si divertono sulle attrazioni e sono in collegamento con noi, perché ci piace questa cosa qua, ci piace metterle a suo agio e per noi è una soddisfazione. E ringraziamo molto il comune che ci accoglie come tutti gli anni sia a novembre che a San Biagio. E ringrazio il comune di nuovo, voglio dire, per l'amministrazione comunale che insomma ci fa trovare tutto pronto e per noi è una soddisfazione. E per voler rimarcare maggiormente il proprio legame col territorio di Pietrasanta, i giostrai hanno annunciato che lunedì 15, meteo permettendo, verrà realizzata la giornata del bambino con le attrazioni gratuite per tutti i piccoli che parteciperanno. È stata una domenica di riscoperta per molti del centro storico di Carrara, attirati dall'appuntamento tradizionale dell'autunno della Castagnata. Una domenica dedicata alla regina dell'autunno, la Castagnata, tradizionale appuntamento del calendario di novembre, ha richiamato in centro storico a Carrara tanti visitatori attirati dal frutto più amato della stagione. L'evento, organizzato dalla Proloco di Carrara con il patrocinio del comune, ha visto la partecipazione di numerosi stand del mercato biologico e dell'artigianato. Non solo le classiche caldarroste, che nessuno si è voluto far mancare, ma anche i prodotti derivati come la farina, su tutte quella DOP della Lunigiana, dove la raccolta di castagne quest'anno, secondo le stime di Coldiretti Massa Carrara, è in lieve calo, un meno 15%, rallentata dal clima, ma la qualità del prodotto sarà migliore, assicurano i produttori. L'iniziativa di domenica è stata anche l'occasione per vivere o riscoprire alcuni angoli suggestivi del centro storico carrarino. Ma questa è una delle tante piccole iniziative che vengono organizzate autonomamente da commercianti. Questa è nel caso specifico la Proloco, il comune l'ha solo partecipata e sono tutte energie importantissime alle quali si legheranno poi le prossime iniziative organizzate dal comune, con l'idea di fare un autunno importante dopo un'estate che ha visto una ripartenza notevole del nostro centro storico. Ma si tratta di eventi che non hanno l'obiettivo delle folle oceaniche, ma di fare in modo che la città possa avere una piacevolezza di fondo che ci auguriamo che possa essere il più possibile frequente. Non solo cibo e divertimento, ma anche l'impegno sociale, con lo stand dell'Avis provinciale per invitare alla donazione del sangue e ai corretti stili di vita. Noi stiamo facendo provare il nostro percorso che si chiama Effetto Alcol. Noi con questi occhiali facciamo provare sia grandi che piccini come si potrebbe simulare aver bevuto, e quindi un corretto stile di vita per la donazione porta a non fare un eccesso uso di alcol. Una breve pausa adesso, fra poco la pagina sportiva con tante notizie e i risultati della domenica e del weekend di calcio e hockey su pista.
Ben ritrovati, eccoci con la pagina sportiva. Partiamo con il calcio, con la Serie D, la vittoria della Seravezza, invece il pari 2-2 casalingo per il Real Forte Querceta. Sentiamo Roy Lepore. È terminato 2-2 tra Real Forte Querceta Athletic Carpi, con il gol iniziale all'undicesimo di Ruffini su calcio di rigore per gli ospiti, il pareggio di Gigio Grassi con una conclusione da 20 metri nella ripresa, migliore della sua squadra. Di Paola l'occasionissima per portare in vantaggio i suoi con un calcio di rigore al quindicesimo, ma se lo fa parare. Poi c'è addirittura un palo di Grassi. Caranca porta però il Carpi in vantaggio, sarebbe stata davvero una beffa perdere questa partita. Ci ha pensato Tommaso Ricci nel finale a ripristinare il punteggio per il due pari. Vittoria del Seravezza Pozzi sul campo del Progresso 1-0 grazie al gol di testa di Vietina alla mezz'ora, che permette di raggiungere un quinto posto ai ragazzi di Alberto Ruvo, che stanno attraversando davvero un momento molto importante. Mercoledì il Seravezza Pozzi recupera la gara sospesa il 26 settembre per il maltempo a Ravenna. Esordio con un pareggio per 0-0 da parte di Walter Vangioni sulla panchina del Ghiviborgo sul campo del Borgo San Donnino. Il neotecnico è rimasto soddisfatto dal comportamento dei suoi ragazzi e ha dichiarato che questa è la strada giusta. Con un pizzico di fortuna e anche con qualche innesto da parte della società, questo potrebbe essere l'obiettivo della salvezza raggiungibile da parte di Vangioni e dei suoi ragazzi. In eccellenza invece bella vittoria del Camaiore contro la Pontremolese. Vittoria importante del Camaiore e meritata nel campionato di eccellenza, con il punteggio di 3-1 contro la Pontremolese al Comunale. Una vittoria netta che permette alla squadra di Riccardo Bracaloni di raggiungere quota 8 in classifica in zona playoff e di respirare. Apre le segnature l'esperto Biagini dopo 3 minuti dal via, mettendo ovviamente la partita su un binario favorevole ai suoi. Il raddoppio è di Raffi al 31esimo. Poi la Pontremolese riapre la contesa usufruendo di un calcio di rigore che viene trasformato da Occhi Pinti al 10° del secondo tempo per il 2-1. Ma la rete della sicurezza, seppur raggiunta nei minuti di recupero alla 49esimo, siglata da Bonuccelli, è meritata e dà la tranquillità matematica alla squadra blu amaranto di centrare un risultato che alla vigilia di questa partita Bracaloni e i suoi volevano a tutti i costi. Adesso ovviamente non va abbassata la concentrazione, tenerla sempre alta nel proseguo del campionato. Lasciamo il calcio, veniamo all'hockey su pista. La Serie A2 nel fine settimana ha visto due KO per le versiliesi CGC e Camaiore. Perdono entrambe di misura le due versiliesi nel campionato di hockey su pista di Serie A2. Il 100 giovani calciatori scivola sulla pista di Castiglione con il punteggio di 6-5 dopo che i gol del giovanissimo argentino Muza aveva illuso i giocatori di Massimo Mariotti. Poi c'è stato il recupero da parte della formazione locale e in extremis è riuscito a centrare 3 punti estremamente pesanti che consentono al Castiglione di stare primo in classifica a quota 6 assieme al Sarzana, che ha sbancato la pista della rotellistica Camaiore con il punteggio di 4-3 con un intramontabile Mirko Bertolucci che nella Serie A2 si mette i pattini, gioca e trascina sicuramente i suoi giocatori ad un successo importante in campo esterno e quindi colloca la formazione ligure in testa, come detto, al Castiglione con 6 punti del campionato di Serie A2 Girone B, mentre il centro giovani calciatori è relegato a quota 3 insieme con il Giovinazzo, 0 punti per il Camaiore, Forte dei Marmi che riposava il Grosseto ed il Prato. C'è spazio anche per la vela con le regate che si sono tenute nel fine settimana sulle acque di Viareggio, regata d'inverno e Memorial Sodini, due equipaggi viareggini che vanno a trionfare, la GS56C Paulissima, primo assoluto, e l'ORC e l'Open Mivia seconda, entrambi equipaggi viareggini. Si è conclusa con questo successo appunto la regata d'inverno intitolata come Memorial a Francesco Sodini, personalità di spicco del mondo della marineria viareggina, scomparso nel 2000.
2015, legato alla Fondazione Artiglio, al Museo della Marineria, ideatore dei premi Alveare e Artiglio. A lui dedicato questo appuntamento organizzato dalla Lega Navale Italiana, Sezione Viareggio e Club Nautico Versilia, appuntamento che ha visto ancora una volta un'ottima partecipazione. Breve pausa, di nuovo insieme tra poco con la terza parte e gli eventuali aggiornamenti. Di nuovo insieme, ben ritrovati, non ci sono aggiornamenti di cronaca. Prima di chiudere il TG, lo spazio come sempre agli auguri nella nostra consueta rubrica. Questa sera gli auguri vanno a Massimo Vizzoni di Marina di Pietrasanta, festeggia il suo compleanno, auguri da parte dei familiari e degli amici. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, auguro a tutti voi una buona serata.